Confesso. Confesso che ho mio potente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Io dico che abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scelti i tuoi servi per portare a compimento il disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria accolga il Verbo della vita e si rallegri come madre di una stirpe santa e incorruttibile. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio e Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per il tuo figlio secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele, il re Davide, quando si fusse unito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato il posto da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io ando in una casa di cielo, mentre l'arca di Dio sta sotto i piedi di una tenda. Natan rispose al re: va, quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu costruirai una casa perché io gli abiti. Io ti ho preso dal pasto mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo di Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande con quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele e tuo popolo e ve lo pianterò perché vi abiti e non temi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito che i giudici di mio popolo. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici, il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue lisce, e renderò sangue il suo regno. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno salvi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà preso stabile per sempre. Parola di Dio. Perché ho detto, è un amore di
dalla lettera del Signore Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarmi nel mio Vangelo e annuncia il Gesù Cristo, secondo il senso del mistero, a voi il senso per essere veri. Ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per l'ordine del tempo di Dio, annunciato a tutte le genti, perché